Ma per me il punto di partenza, programmazione è importantissimo, può anche stare tranquillo. Allora, cosa faccio io? Prima faccio la programmazione annuale e questo è abbastanza facile. Vuol dire che guarda l'anno e divide sia a livello atletica, sia a livello organizzazione logistica, sia a livello tecnica, quella che dobbiamo fare. Poi faccio mensile, settimanale, e poi giornalieri. Questo è un lavoro che mi porta via magari 3-4 giorni intenso con tutto il resto di staff, però mi guadagno tanto tempo quando sono in mezzo al campionato. Allora, come divido io? Divido a livello atletica con il preparatore quando vogliamo essere in forma, quando posso caricare i giocatori, quando devo scaricare i giocatori. Con le altre tecnici, per esempio quella di mischia, quella di avanti e quella di tre quarti, parlo quando loro devono caricare i giocatori a livello di lavoro. Cosa vuol dire livello di lavoro? Non puoi fare 25 mischia durante la stagione, ma puoi fare sicuramente pre-stagione. Allora, noi dividiamo anche a livello tattica e tecnica quando possiamo caricare i giocatori. Questo tipo di organizzazione mi dà, anche dopo ti faccio vedere, mi dà tranquillità durante la stagione. Una cosa come capo allenatore che io non accetto mai, che un allenatore viene lunedì e dice: ascolta, non è andato bene il calcio in Vio perché non ho allenato. Io dico: allora tu hai sbagliato a livello organizzazione. Allora, durante la settimana, che è la cosa più difficile, noi dobbiamo coprire tutto. Per esempio, magari 5 minuti di calcio in Vio, 35 minuti di touche, 15 di mischia, linea tre quarti, poi gioco collettivo. Allora, cosa facciamo? Pre-stagione facciamo anche una seduta sui giochi di piedi, però questo deve essere organizzatissimo. Prendiamo magari 4 settimane a fare allenamenti lunghi sulla touche, sulla mischia, ma quando viene la stagione, tutte queste cose non hai più tempo di fare, dobbiamo dividere la settimana in pezzi. Allora, per me è fondamentale, mi tiene una tranquillità come allenatore, poi io non trovo mai lunedì a dire non è andato bene la touche perché ho speso poco tempo di fare, non è andato bene il calcio in Vio perché non ho allenato. Questo vuol dire che tu non sei organizzato. Allora, per me è l'inizio della stagione. Un giorno, 2 giorni con la mia allenatore mi guadagna una vita durante la stagione.